Ciao ragazze, ciao a tutti. Oggi video haul in veranda. Si sta veramente bene, non c'è quel caldone, c'è un po' di cielo velato, quindi veramente la temperatura è perfetta. E ho detto, ma sì, giriamo un video fuori che si sta bene. Eccetto quando passano le macchine o le moto. Comunque, va bene, incominciamo. Iniziamo dal mio negozio preferito, che è H&M. Ho fatto un bel bottino da H&M. Allora, ho preso questo cappellino di pelo nero, veramente molto carino, con le orecchiette. Questo costava 9,99. La Susanna ha staccato il cartellino rosso, ma alla fine l'ho pagato solamente 3 euro. Poi, sempre da H&M, mi sono comprata questa bellissima maglietta, maglia. Beigiolina, grigiolina, marroncina, ha un mix di colori, fatta così, col collo fatto tipo a barchetta, la manica lunga. È una maglia piuttosto lunga, ve la faccio vedere. Vedete? Fatta così, con una cinturina, un leggings, un jeans molto attillato e un tacco, secondo me, favolosa. Questa costava 14,99 euro. Ho preso una L perché mi piaceva bella larga, 14,99 euro, e l'ho pagata 3 euro. Poi ho preso un'altra maglia per me, è grigia con delle sfumature bianche a costina e questa al collo a dolce vita. E ha una particolarità perché ha le maniche fatte così. Io amo le maglie con le maniche fatte così, mi piacciono tantissimo, scampanate, le adoro, tipo Charlie's Angels, non so, è bellissima. E anche questa è lunga, vedete? Anche questa è bella lunga, quindi con un bel jeans, comunque un bel leggings e un bel tacco, secondo me è fantastica. Questa costava 19,99 euro e io l'ho pagata 5 euro. Poi, sempre da H&M, ho comprato questa maglietta per la Susi che avevo comprato anche l'anno scorso perché veramente tiene caldissimo, è morbidissima e comodissima per la materna. È in pile, morbidissima, quanto è morbida. Con i personaggi di Frozen, questa costava 14,99 e io l'ho pagata 5, ma è comodissima, è proprio una maglia da battaglia questa. Poi ho preso questo giacchino peloso, carinissimo, era l'ultimo, fatto così, a mo' di pelliccia, tutto peloso, anche questo molto molto morbido, con le taschine a cuoricino, era dorata e fucsia. Anche il cappuccio, questa costava 17,99 e io l'ho pagata 5. Poi, sempre per la Susi, ho comprato questo maglioncino grigio, molto bello, molto elegante e fine per uscire alla sera, al ristorante. Allora, fatto così, grigio, con questi bellissimi fiocchetti in tessuto, in raso, molto bellini. Questa costava 14,99 euro e io l'ho pagata 5. Poi ho preso un'altra maglietta, questa rosa e bianca, tutta sfumata così, in vita a queste balze carinissime e al cappuccio che si intreccia così il collo rimane leggermente più coperto. Questa costava, la Susanna ha staccato il fogliettino, ma credo che costasse intorno alle 12-14 euro e io l'ho pagata 3, quindi. Ultima cosa da H&M, ho comprato questa sciarpina chiusa ad anello per la Susi, veramente molto morbida e calda, molto carina, fucsia. Questa costava 7,99 euro e io l'ho pagata 3. Questa volendo si può utilizzare in tantissimi modi, o così o
Oppure doppio giro, la Susi è piccolina quindi farò sicuramente il doppio giro così m'è finito. Poi sono stata da Zara e da Zara ho comprato questi jeans in denim molto chiaro per la Susanna, ancora un paio di jeans lei non li aveva e mi piacciono tantissimo perché hanno questo elastico dentro in modo che si possono regolare in vita, siccome lei ne ha proprio bisogno perché lei tutti i pantaloni in vita li perde, almeno con questo elastico glieli posso regolare. Glieli ho già regolati al massimo, di lunghezza vanno benissimo, sono perfetti. Costavano 12,95 euro e io li ho pagati 5,99 euro. Poi questi capelli, sempre da Zara, io ho preso questa felpa di questo color verde strano con scritto Moon Amour, con le casettine, l'orsa maggiore, molto molto bellina. Questa costava 14,95 euro, io l'ho pagata 3 euro e da Zara finito. Poi sono stata da Bershka e da Bershka mi sono presa questa maglietta per me, veramente è stato un colpo di fulmine, bellissima. Se riesco poi a fine video vi metto una mini sfilatina dove vi faccio appunto vedere i capi indossati. Allora, questo colore io lo adoro, questo vinaccia. Anche questo a costine, sono un po' fissata con le costine in questo periodo. Con l'intreccio sul seno, veramente molto bella, le maniche lunghe. E poi stringe sulla vita perché ha questo elastichino qui. Questa costava 14,99 euro e io l'ho presa per 4,99 euro. Ho preso una L perché io da Bershka vesto tutto enorme, L, XL. Bershka per me ha veramente le taglie microscopiche, quindi prendo sempre le taglie più grosse. Veramente molto molto carina. Poi sono stata da Pittarello e da Pittarello ho comprato queste paia di infradito per la Susie della Ken Branch. Costavano veramente pochissimo, 5 euro. Qua dice numero 25, in realtà nella ciabattina c'è scritto numero 20-21. È vuota perché le stai indossando e adesso vado a recuperarle un attimo e ve le faccio vedere. Glitterate veramente molto molto belle con questo fiocchettino e sono morbidissime, cioè guardate come sono morbide. Per la piscina vanno benissimo. E io mi sono presa queste ciabatte della Ploccadi. Erano le ultime, me ne sono innamorata perdutamente. Costavano 27 euro, ma avevano lo sconto del 50, quindi alla fine le ho pagate 13 euro e sono bellissime. Quest'anno sono anche in fissa con le zeppe. Chi avrà visto gli altri miei video haul avrà visto i sandali che ho comprato ad Alessandria che avevano un zeppone alto così. E queste hanno zeppone alte così, anche queste, ma sono bellissime, sono dorate, io amo il dorato d'estate, sarà che mi vengono i capelli dorati, la pelle dorata, quindi amo vestirmi di marrone, di dorato, e sono fatte così, molto belle, con queste fibbie dorate, appunto, con mille riflessi. E la cosa più bella di queste ciabatte, ragazze, è che sono comodissime, non so se riesco a farvelo vedere, ma c'è. Sembra di camminare sulle nuvole, fantastiche, veramente, veramente fantastiche. Ultimo pacchettino, giuro. Sono stata da Accessorize e da Accessorize ho comprato queste ciabattine per la Susanna per il prossimo anno. Gli ho preso un 24 e sono veramente carinissime perché hanno queste margherite, sono viole, poi hanno questo elastichino dietro che tiene fermo il piedino. Queste costavano 15-14 euro e le ho pagate 4 euro. Molto molto carine. E già che c'ero le ho prese anche per me. Fatte così. Anche queste costavano 15-14,99 euro e le ho pagate 4 euro. Ah, ecco, 15,90. Le ho pagate 4 euro. Bellissime. Molto molto carine con queste pietrine perfette, forse queste le userò per il nostro viaggio di nozze, quindi le metterò sicuramente in valigia insieme a queste.
Ragazze, questi sono stati i miei ultimi acquisti saldosi per quest'anno, credo, basta, credo, non si sa mai. E io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!